Da una parte Dante Alighieri che tenta di somministrare loro il vaccino dell'intelligenza. Dall'altra vengono invece raffigurati niente meno che in un enorme water e senza tante distinzioni di partito. Non c'è pace per l'attuale classe politica italiana ed è tutta colpa, si fa per dire, dei maestri carristi del Carnevale di Fano. A parlare chiaro sono i bozzetti dei nuovi carri, in vista del Carnevale estatico previsto per gli ultimi due weekend di agosto. Il tutto, come già annunciato, a tema Dante, il quale non verrà affatto risparmiato dalla pungente satira fanese. Il terzo carro lo raffigura infatti nella veste di donnaiolo, mentre viene letteralmente ripescato dalla sua Beatrice. Il Carnevale quest'anno sarà estatico, estatico da estate, da staticità, inevitabilmente per la pandemia, e anche estasiato. Quindi comunque avremo tutte le caratteristiche che ci aspettiamo dal nostro Carnevale, anche se sarà in forma meno ridanciana, evolutamente lo facciamo proprio perché comunque ancora non siamo fuori da questa terribile malattia che ci ha colpito tutto il mondo, e quindi per rispetto a chi ancora soffre, abbiamo pensato ad un Carnevale più delicato, insomma, ecco. Però sarà altrettanto comunque divertente, altrettanto satirico. Oggi abbiamo presentato i grandi carri allegorici dedicati a Dante. Come sapete, quest'anno è il 700° della morte di Dante, quindi il Carnevale di Fano dedica tutta la sua edizione a Dante Alighieri. Una grande collaborazione con il comune di Gradara, che pagherà un carro di seconda categoria dedicato ovviamente a Paolo e Francesca, e una grande collaborazione che continua con Nolfi Apolloni. Tutti gli artisti e i ragazzi del Nolfi hanno disegnato un bozzetto appunto sul nostro Jacopo del Cassero e sulle caratteristiche di Fano. Quindi comunque un grande carnevale con grandi eventi gli ultimi due weekend di agosto in centro storico e al mare, questo per dare anche la possibilità all'economia di poter comunque vivere anche a fine estate. Il carnevale è l'identità della nostra città, era importante per noi mantenere anche quest'anno il carnevale, era importante far lavorare le maestranze, quindi mantenere le dinamiche dei maestri carristi, fare in modo che questi potessero lavorare, far sì che la macchina del carnevale rimanesse in moto. L'abbiamo fatto ovviamente investendo su di esso e facendo in modo che tutte le attività che andiamo a fare, quindi il carnevale che sarà nel periodo estivo ad agosto, le ultime due settimane d'agosto, possa far ricadere la propria attività in modo positivo sull'economia del territorio. Da qui tante collaborazioni si aprono, ad esempio, essendo il carnevale quest'anno a tema di Dante, la collaborazione con il comune di Gradara, le collaborazioni con l'istituto Nolfi Apolloni, quindi comunque il legame cerca di stringere rapporti con il resto d'Italia, quindi con altri comuni, con altre associazioni, per far sì che ovviamente ci sia una integrazione con gli intenti e quindi ci sia anche un movimento culturale positivo nei confronti della nostra città. Una formula nuova dunque, un carnevale ripensato a dispetto della pandemia, con i carri fermi e non più in movimento, ma in totale sicurezza. Siamo stati in prefettura e ovviamente ci hanno confermato che non si potrà fare una sfilata, e così non si potrà neanche lanciare caramelle, perché insomma direi che disinfettarne una a una sarebbe un po' impossibile, e quindi quest'anno dobbiamo rinunciare a questo. Però stiamo lavorando ad una piccola sorpresa per l'estate con una grande azienda, quindi qualche cosa comunque ci sarà.